Ciao ragazzi, siamo qui con un nuovo video, siamo qui ancora per parlare di Youth League, la Juventus che pareggia Vinovo contro il Manchester United 2-2, un pareggio molto positivo perché gli inglesi, inutile nasconderlo, sono anni luce avanti come settore giovanile rispetto alle italiane, anche se rimane un po' l'amaro in bocca perché la Juve ha giocato un'ottima partita e ha ceduto solamente, cioè è dovuta capitolare due volte sotto i colpi, degli inglesi, soprattutto per errori propri. La Juventus era passata in vantaggio col gol di Elia Petrelli su calcio di rigore, un rigore indiscutibile. L'atterramento di Anzolin è parso subito da rigore e la rete appunto di Petrelli che ha spiazzato il portiere. Nel secondo tempo c'è stato il solito errore di Serrao, che diciamo che Serrao e Capellini non sono proprio una coppia che dà proprio la garanzia, no? Il gol del Manchester su autogol di Serrao, poi è riportata subito in vantaggio la Juventus con un gran gol di Manolo Portanova. Peccato poi subito dopo è arrivato il rigore del pareggio del Manchester che ha sfiorato anche poi il vantaggio. E vi devo dire, ragazzi, è stato un quarto d'ora nel secondo tempo di fuoco. Il primo quarto d'ora sono stati 3 gol in 15 minuti e la partita è cambiata. Certo, la vittoria avrebbe messo la Juventus in una situazione di assoluto privilegio per l'accesso perlomeno ai sedicesimi. Così è un buon punto perché la Juventus attualmente ha 7 punti. Il Manchester United ne ha 10. Il Manchester United credo che ormai sia manchi poco per la qualificazione. La prossima partita la Juve la giocherà contro il Valencia in casa. Sarà di vitale importanza quella. Potrebbe essere la partita decisiva, nel senso che se la Juventus dovesse vincere e lo Young Boys pareggiare col Manchester, cosa che ci sta, perché vai a giocare col Manchester a Manchester, all'Export Village. Insomma, la Juventus potrebbe giocare, visto che gioca un'ora dopo il Manchester United, anzi 2 ore dopo perché è una questione di fuso orario, se la Juventus dovesse sapere, scoprire che lo Young Boys ha perso con lo United, ha perso con lo sconfitto di Young Boys, potrebbe bastare anche il pareggio col Valencia, ma la Juve deve puntare secondo me a vincerla col Valencia perché ha tutte le carte in regola, visto che ha vinto anche all'andata, per poter vincere questa partita. Sarebbe un risultato storico, in quanto la Juventus, come sapete, è passata ai sedicesimi di finale una volta sola, eliminata poi dall'Ajax, sorteggio che fu terribile, proprio perché beccammo la squadra probabilmente più forte da affrontare. Allora, certo, anche qua secondo me era meglio evitare i playoff, andare direttamente agli ottavi, però mi rendo conto che quando giochi gli ottavi con una squadra inglese di mezzo o il Barcellona, come è capitato 2 anni fa, insomma, devi provare assolutamente a fare altro. E dicevo, attenzione perché comunque nella domestic path, cioè nella parte dove diciamo quelli ci sono i campioni nazionali giovanili, ci sono squadre veramente veramente toste. Adesso ve ne leggo qualcuna perché ecco qua, vi leggo solo alcune. C'è il Montpellier, il Chelsea, il Midtjylland, che ogni volta ad affrontare le squadre danesi sono incredibili, danno fastidio. La Dinamo Kiev, la Dinamo Zagabria, che a livello giovanile è molto forte. Insomma, non è assolutamente nulla scontato, eh. Non è nulla scontato. Certo, la Dinamo Zagabria ha pareggiato 1-1 con l'Astana. Insomma, non è che ci siano squadrette, ecco. Forse l'Hamilton Academical, la scozzese, secondo me, però gioca col Midtjylland, quindi probabilmente, insomma, probabilmente passerà. Il Chelsea credo che con l'Elfsborg ci fa una passeggiata, a meno che non ci siano già qualche i risultati dell'andata. Basta andare a vedere. Credo appunto, come ho detto, che alla fine arrivare secondi non è garanzia di passare agli ottavi, anzi sarà molto molto bello da giocare, molto bello da giocare, però vediamo subito intanto se ci sono i regionali, i risultati del... No, non c'è ancora nulla, non c'è ancora nulla, e vabbè, pazienza. Oh sì, eccoli qua. Ecco, il Dinamo Zagabria ha pareggiato con l'Astana 1-1, l'Hertha Berlino ha vinto contro il Kabala per 3-1, il PAOK ha vinto col MISK 2-1, l'Andre e il Dinamo Kiev hanno pareggiato, Sigma Olomouc 1-1 col Maccabi Tel Aviv, Montpellier ha vinto 4-2 contro l'Altinord in Turchia, e stanno giocando in questo momento Elfsborg Chelsea, sono ancora 0-0, quindi insomma direi che alla fine, come ho detto, i valori verranno fuori alla fine, niente da fare. Ragazzi, io chiudo qua il video, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!